Visita in Calabria del ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Graziano Del Rio in mattinata è stato ricevuto nella sala consiliare di Lamezia Terme dal sindaco della città della Piana Gianni Speranza. Del Rio ha incontrato gli amministratori degli enti locali calabresi, i quali gli hanno esposto problematiche e difficoltà quotidiane che avvertono ed affrontano sul territorio. Siamo qui oggi assieme agli amministratori pubblici calabresi che vogliono difendere la legalità per dire che il governo è al loro fianco e non li vuole abbandonare. Tutti insieme possiamo costruire soluzioni che rendano il loro lavoro meno complesso e più utile per tutti, ha affermato Del Rio. Sono a contatto diretto con i cittadini, con le sofferenze delle famiglie e delle imprese e quindi sono i primi che vanno aiutati in questa sfida così difficile che ha davanti il nostro paese. All'incontro con Del Rio hanno partecipato il sindaco di Missionario di Monasterace Maria Carmela Lanzetta ed il primo cittadino di Rosarno Elisabetta Tripodi, entrambe vittime di minacce. Noi contiamo molto, ha aggiunto Del Rio, sui sindaci e sul loro impegno per la legalità e per la buona amministrazione. Il governo è fortemente impegnato a sostenere la loro battaglia di democrazia e civiltà perché nell'illegalità maturano povertà e disoccupazione. Ho già ascoltato le istanze degli amministratori locali calabresi che spesso vivono e convivono in situazioni davvero difficili. E noi contiamo molto su di loro, sul loro impegno per la legalità, sull'impegno per la buona amministrazione. Il governo è impegnato a revisionare le regole del patto di stabilità, a dare certezze sulle loro entrate come l'IMU ed è impegnato soprattutto a sostenere la loro lotta per la legalità, perché sappiamo che nell'illegalità matura la povertà, matura la disoccupazione e quindi la vera lotta, la vera vittoria che possiamo ottenere tutti insieme è quella contro la disoccupazione, che si combatte attraverso questi strumenti che ho detto, dare certezza agli amministratori, aiutarli nel loro lavoro contro la malavita e aiutarli a ricreare finalmente delle occasioni per le imprese e per gli investimenti. Ci sono molte difficoltà dovute all'incertezza normativa, ma risolveremo anche questi problemi nelle prossime settimane con la riforma dell'imposta, ha aggiunto Del Rio. Rispondendo ad una domanda sull'IMU, stiamo lavorando, ha aggiunto il ministro, ma abbiamo bisogno di avere un quadro chiaro. Anche in questa settimana svilupperemo un'attività virtuosa per presentare una proposta entro la fine dell'estate. Noi andiamo avanti per questa strada, riorganizzeremo l'area vaste come comunità di sindaci che si trovano e decidono insieme come gestire le politiche di pianificazione di area vasta. Quindi noi abbiamo molta fiducia nei sindaci e chiediamo alle regioni di accompagnarli, di non gestire ma di accompagnare i sindaci nella loro capacità amministrativa, nella loro funzione amministrativa, che la Costituzione riconosce che proprio nei comuni si esercitano le funzioni amministrative. Quindi questa sarà la prima cosa. La seconda cosa è che tanti comuni piccoli devono abituarsi a lavorare insieme e quindi presenteremo un progetto per aiutare ulteriormente le unioni e le fusioni dei comuni. Il presidente di Anci Calabria Vallone sosteneva che se anche un sindaco virtuoso volesse chiudere un bilancio in anticipo non potrebbe riuscirci. Oggi ci sono molte difficoltà dovute alle incertezze normative, però risolveremo questi problemi nelle prossime settimane con la riforma dell'IMU.